diritto alla salute, è possibile rivendicare questo diritto nella terra dei fuochi? È possibile e doveroso. Adesso ce l'hanno sempre negato, adesso è ufficiale che questa è la zona riconosciuta dal progetto Sentieri più vasta d'Italia, che comprende più comuni d'Italia, colpita da disastro ambientale. E la cosa che non dice il progetto Sentieri è che comunque sottostima il problema, perché non prende ancora in considerazione, pur conoscendo e riconoscendone l'esistenza, il gravissimo inquinamento del sito di Bagnoli e ancora il bacino idrografico del Sarno. Quindi nella sua interezza l'intera fascia a nord di Napoli, che comprende queste zone e quindi anche Tevelura, oggi è ufficialmente riconosciuta e direi finalmente come il più grande disastro ambientale d'Italia, fino ad oggi negato. Da oggi possiamo cominciare a dire fino ad oggi. Anche grazie al lavoro di persone come lei c'è stato un risveglio nell'opinione pubblica, però bisogna fare ancora molto. Bisogna fare molto, però è chiaro che i segni di speranza sono tanti. Sentire un vescovo come Spinillo parlare in maniera perfetta e tecnica, molto più di tanti cosiddetti esperti che magari la Camorra ha infiltrato nelle istituzioni. Avere oggi letta su tutti i giornali della zona e anche d'Italia come Avvenire una lettera in cui 7 vescovi si chiamano e si autodefiniscono i vescovi della terra dei fuochi, a cominciare dal cardinale Sepe, è un messaggio meraviglioso di speranza, è un messaggio fortissimo di denuncia e di condanna di quello che fino ad oggi non si è fatto da parte delle istituzioni. Però purtroppo bisogna ricordare che le istituzioni siamo noi, che adesso ci approssimiamo ad un altro ricambio elettorale, che io continuo e sono, permettetemi, un appello preoccupato, perché io vedo che nelle prossime elezioni, io sono preoccupato perché non solo vedo i vecchi soliti nomi da alcune parti che cercano comunque di mantenersi magari l'immunità parlamentare, ma anche in zone di speranza che non sono coinvolte perché semplicemente non esistevano in questo disastro, come il Movimento 5 Stelle e anche il Movimento Arancione di De Magistris, sono la speranza. Perché? Semplicemente perché non esistevano. Io spero tanto che però non si trasformino anche loro nel richiamo della designazione e non del riconoscimento dell'elezione dal basso del popolo di chi può cambiare queste cose. Abbiamo dei problemi grossi, per cui abbiamo la necessità non solo di mandare persone oneste al Parlamento, come certamente le troveremo all'interno di tutti i partiti, ancor più nei partiti come il Movimento 5 Stelle, che sono innocenti. Il problema non è soltanto mandare persone oneste, abbiamo necessità di mandare anche persone competenti. Competenti. Io, per capirne qualcosa di questo disastro ambientale, ci ho messo 6 anni. Per capirne qualcosa, non è che ne ho capito tanto. Ovviamente una persona onesta, giovane, ma proprio perché onesta, proprio perché giovane, magari è abbastanza incompetente, io ho preoccupazione. Beppe Grillo sta troppo lontano per capire i problemi di Terra dei Fuochi. Abbiamo bisogno di gente di Terra dei Fuochi che sia competente e decisa, come stiamo organizzandoci, per cambiare il territorio. Noi ci stiamo organizzando. Come potete vedere, attorno a Padre Maurizio, attorno alla Chiesa, si è creato non un movimento, ma un gruppo di persone competenti, di professionisti non pagati, ma non per questo che non sono innamorati della propria terra. Dice, ma sono motivati più di quelli pagati. Ebbene sì, noi siamo motivati più di quelli pagati, perché io ci campo qua, ci morirò qua, sono malato qua e così qua non voglio continuare ad andare avanti, né io né i miei figli.